Ciao ragazze, eccomi finalmente con la ricetta aggiornata del mio fondotinta che mi avete tanto chiesto. Se questo è uno dei primi video che vedete sul make-up fatto in casa, vi consiglio di cliccare sui link che vedete in sovraimpressione, così potete approfondire guardando i vecchi video. Adesso, questa è la ricetta del mio ultimo fondotinta con cui mi trovo stra bene. Ho migliorato la ricetta e ve la do in grammi, così potete utilizzare una bilancina tranquillamente e facciamo il tutto con più precisione. Sapete che come ingrediente fondamentale per il mineral makeup utilizziamo il biossido di titanio, che potete comprare sui vari siti online, Aromazon, Mineraliberi ad esempio. E io vado a pesare la mia quantità di biossido di titanio, poi a cui aggiungo il caolino o l'argilla bianca. L'argilla bianca, oltre che sui siti, si può trovare facilmente anche in erboristeria. In inci dovete vedere che ci sia scritto caolin. Metto sia il biossido di titanio che anche un po' di argilla bianca perché con l'argilla bianca alleggerisco un pochino il mio fondo e mi trovo bene in questo modo. Veramente ho sperimentato varie cose, però mescolando questi due tipi di polvere mi trovo benissimo. Dopo vi dirò anche delle sostituzioni, non vi preoccupate. E allora, questo è il magnesio stearato. Il magnesio stearato è una polvere che serve per dare un effetto setoso. Mi piace tantissimo aggiungerla al mio fondotinta minerale, però prima non ce l'avevo, non la mettevo e andava bene lo stesso, quindi non vi preoccupate se non ce l'avete. L'importante è che voi abbiate gli altri ingredienti. A questo punto vado ad aggiungere il colore, quindi rosso, giallo e blu. E mi trovo benissimo ad avere un fondotinta medio, quindi una tonalità media. Voi sapete che il mio colorito di pelle è medio, né troppo chiaro né troppo scuro. E mi va bene così. Vado a mescolare con il mio grinder. Questo qua, il Power Grinder, è quello di Mineraliberi che utilizzo per mescolare le polveri fra di loro. Sapete che non ce l'ho da tantissimo tempo. Prima utilizzavo o un mortaio oppure anche un batticarne, un matterello. Insomma, se vedete video vecchi trovate anche un'altra soluzione se non avete questo qua. Con questo si fa molto meno fatica, quindi perciò mi piace usarlo. Quindi a poco alla volta, vedete che io non ho fatto in quantità maggiore, no? Perché quando mi faccio il fondotinta, dato che è una cosa che non va male, abbondo, e poi perché c'è una sorpresa alla fine del video, vedrete. Quindi man mano ne aggiungo un pochino alla volta e lo trituro. Vedete, guardate il colore com'era in precedenza e come diventa quando, perché là non erano mescolate le polveri fra di loro, sembra addirittura blu, sembra il fondotinta puffo, azzurrino, e invece poi mescolandole fra di loro, oppure schiacciando a lungo con un mortaio, diventa questo colore proprio medium neutral, fondotinta medio. E in questo modo, vedete, a poco alla volta, fin quando non ho finito tutto il fondo, lo passo tutto quanto col Power Grinder. Adesso vi dirò anche una modifica per avere un fondo a effetto abbronzato, quindi quello che sto utilizzando nell'ultimo periodo. Ok, prima però le sostituzioni. Allora, se non avete l'ossido blu o l'ultramarino blu che ho utilizzato in questo caso, potete utilizzare l'ossido nero, va bene lo stesso, mi è capitato di utilizzarlo e viene bene uguale. Se non avete il magnesio stearato, potete utilizzare il talco anche va bene, ma anche l'amido di riso va bene, ad esempio, che vi ricordate l'avevamo utilizzato nella ricetta vecchia. Se non avete biossido di titanio, potete mettere l'ossido di zinco, anche lui va bene. E al posto del magnesio stearato, ma anche al posto del caolino, potete utilizzare un'altra polvere di riempimento come la sericite mica o l'amido di riso. Ecco qua, quindi è pronto il mio fondo, avete visto, veramente non ci vuole niente a farlo. Vado a riempire le mie giarrine con un sifter sopra, queste qua anche sono di Mineraliberi. Altrimenti potete utilizzare e riciclare quelle che avete voi, se ne avete alcune, dei fondotinta comprati. Questi due fondi da 30 grammi ognuno sono il regalo per voi, ovviamente. Estrarrò due commenti, uno casualmente, stavolta un altro scelto da me.
Quindi scrivete qua sotto, lasciate commenti e vi regalo per farvi provare il mio fondo. Questa è la versione abbronzata, quindi quella che sto utilizzando nell'ultimo periodo in cui voglio sembrare abbronzata. Ci aggiungo quindi un pochino di ossido giallo, un pochino di ossido rosso e la ricetta diventa questa qua. Questo è tutto, fatemi sapere se lo fate, mi raccomando, in un commento. È naturale, semplice, semplicissimo, super economico e potete magari poi cambiare il colore, aggiungerlo o toglierlo in base alle vostre esigenze, quindi super personalizzato. Mi raccomando, lasciate il commentino qua sotto e un bacione grande. Ciao!